Ciao a tutti e bentornati. Innanzitutto volevo ringraziarvi per i commenti che mi avete lasciato nell'ultimo video. Le vostre opinioni sono molto importanti per me e credo che siano un punto di incontro anche per condividere idee. A tal proposito spero che le risposte che vi ho dato a chi mi ha chiesto delle opinioni o comunque dei consigli siano stati utili. Quindi spero che continuiate a commentare e iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, dedicato, come avete letto dal titolo, alla gomma lacca. Parleremo di come andarla a ricavare, come ottenere il tampone per andarla ad applicare, di come ottenere le diverse concentrazioni e quindi quando utilizzarle. Inoltre parleremo sia di costi e di come andarla a conservare, quindi cercherò di trattare a 360 gradi di questo argomento. Quella che vedete è la materia prima che andremo ad utilizzare, ottenuta andando a raccogliere le secrezioni di alcuni insetti, per lo più di origine asiatica, sulle cortecce degli alberi. Si presenta sotto forme di scaglie di colore ambrato. È una resina naturale e presenta normalmente tre tipi di varianti: questa qui ambrata, che è quella più comune, una versione decerata, che è più chiara, adatta per legni chiari, e una versione un po' più difficile da trovare, basta comunque cercare nei negozi specializzati per restauro, di tipo rosso granato, adatta per legni più scuri, come mogano. Si può utilizzare comunque questo tipo sia per i legni più chiari che per i legni più scuri. Ovviamente avrà una tonalità verso l'ambrato che è diversa rispetto a quella decerata, che è praticamente trasparente, quindi dipende anche dal mix di tonalità che volete ottenere. Per ottenere il nostro componente madre, quindi la nostra gomma lacca madre, otterremo una concentrazione al 20%. In un contenitore abbastanza largo e comodo da contenere, visto che è molto voluminosa, andremo a disporre 200 g di prodotto e lo andremo a mixare con un alcol denaturato. Per quanto riguarda la gomma lacca ambrata o la gomma lacca rosso granato, utilizzare l'alcol denaturato con una percentuale minimo del 94%, in realtà in commercio si trova al 99,9%, che è quella più indicata. Maggiore la concentrazione, maggiore sarà la capacità di andare a sciogliere la gomma lacca. Quindi, come vi dicevo, utilizzare dell'alcol denaturato è da preferire, anche per una questione di costo. Mentre per quanto riguarda la gomma lacca decerata, è ideale e consigliato andare ad utilizzare l'alcol trasparente, sempre con una concentrazione superiore del 94%. Se voi immaginate che i costi medi di una gomma lacca ambrata variano tra i 10 ai 15 euro a chilo, mentre una decerata varia tra i 25 e i 35 euro a chilo, almeno per i fornitori a cui mi rivolgo io, la differenza di prezzo è perché sono andati a rimuovere quelli che danno una pigmentazione, perché si vuole un prodotto quanto più trasparente possibile. Alla fine l'ho ottenuto aggiungendo 800 ml di alcol, quindi per 200 g di prodotto 800 ml di alcol ci permetteranno di ottenere circa un litro di prodotto finale con una concentrazione del 20%. Questo prodotto dovrà essere filtrato, vedremo poi come, e sarà il punto di partenza per andare a ottenere le concentrazioni successive. La concentrazione al 20% può essere già applicata sul legno utilizzando un pennello ed ha un forte potere di ottura poi. A questo punto, dopo averla ben agitato con un tondino in legno, lo andrò, vedete già dopo qualche minuto il prodotto è diventato praticamente liquido, lo andrò a ricoprire con la pellicola e lo lascerò riposare. Sono passate circa 24 ore da quando ho preparato il tutto, in realtà era già pronto in precedenza, ma per questione di meteo non ho potuto continuare prima il video. La reazione è una reazione chimica, non è una reazione termica, ma è favorita dalla temperatura. Quindi un ambiente caldo tenderà a far avvenire la reazione molto più velocemente rispetto a un ambiente freddo. Quindi il consiglio è di tenerlo in un ambiente caldo. Ovviamente è solo una questione di tempo, perché anche un ambiente a temperatura più bassa avverrà comunque. Quindi in questo contenitore ho la concentrazione al 20%. Avremo bisogno di un imbuto con una garza, che ci servirà da filtro, in quanto all'interno del contenitore adesso si troverà la nostra gomma lacca e qualche residuo di impurità che non si è sciolto. Dobbiamo andare a separare appunto l'impurità all'interno del contenitore.
Per farlo e per prepararmi le concentrazioni successive utilizzerò un secondo contenitore graduato, a cui all'interno vi metterò mezzo litro di prodotto filtrato e il resto invece lo metterò all'interno del contenitore dove era presente prima l'alcol. Qui andrò a conservare la concentrazione al 20% e qui inizierò a lavorare con la preparazione al 10%. Dopo aver lasciato mezzo litro in questo contenitore, il resto l'ho messo nel contenitore dove prima era presente l'alcol e vi ho segnato appunto la concentrazione del 20%. Qui quindi mezzo litro al 20% e vi andrò ad aggiungere mezzo litro di alcol per ottenere in questo modo la concentrazione al 10%. A questo punto, ottenuto la concentrazione, un litro di concentrazione al 10%, andrò a ricavare altri due tipi di concentrazione. Una concentrazione al 7,5% e una concentrazione al 5%. Concentrazioni più basse non ci serviranno, a meno che non facciamo particolari lavori di restauro o comunque di lucidatura e richiedono delle conoscenze che esulano dagli argomenti di questo video. Per ottenere le altre due concentrazioni possiamo andarle a pesare, a misurare o semplicemente utilizzare delle bottigline di plastica per l'acqua, in cui in una andremo a riempire per 3/4 della sua altezza. Mi sono già segnato sulla bottiglina quanto coincide. E l'altra invece la andremo a riempire per la metà. E andrò a colmare la differenza andando ad aggiungere dell'alcol. Queste due bottiglie sono quelle lì in cui poi ho aggiunto ulteriore alcol e quindi ho ottenuto la concentrazione al 7,5% e al 5%. E questo è quello che mi è rimasto invece della concentrazione al 10%. Quindi ho 20%, 10%, 7%, 7,5% e 5%. La concentrazione al 20% la posso andare ad utilizzare con pennello e ha una forte funzione di ottura poi, quindi un primo strato. Un pennello ovviamente con setule naturali. Dalla concentrazione in poi, dal 10% in giù, la vado ad utilizzare da tampone. E adesso vedremo come andarci a realizzare un tampone. Alla fine ho utilizzato 200 g di gomma lacca e circa 2 litri di alcol denaturato, con una concentrazione al 99,9%. Costo totale di questi quasi 2 litri di prodotto di gomma lacca, circa 10 euro. Preferisco andarla a conservare in contenitori di plastica e operare comunque utilizzando della plastica, facendo attenzione in quanto sto andando a lavorare con dell'alcol, che è un prodotto infiammabile. Nel caso in cui questa mi cade, non si rompe e quindi evito di innescare incendi. Quindi molto importante fare attenzione in generale quando si vanno ad utilizzare dei materiali infiammabili e soprattutto dei materiali liquidi infiammabili. La capacità di espandere poi del fuoco sarebbe molto elevata. Inoltre, sulla bottiglia di plastica posso andarmi a segnare l'altezza, la quota di dove si trova il prodotto, in quanto per un semplice motivo la gomma lacca non ha un periodo di scadenza. Posso andarla ad utilizzare tranquillamente, adesso che l'ho preparata, fra qualche mese e ha esattamente la stessa valenza. Avrò solo bisogno di andarla ad agitare e andare a valutare che non si sia ridotto di troppo. Infatti, sebbene le chiusure dovrebbero essere quasi ermetiche, non lo sono del tutto e parte dell'alcol col tempo tenderà ad evaporare. Quindi, segnandomi l'altezza di dove si trovano adesso, quindi di dove sono riferite quando le andrò a posare, mi basterà andare ad aggiungere tanto alcol fino a riportarla alla stessa identica altezza per poterle utilizzare con le stesse identiche caratteristiche. Se non lo facessi, questo prodotto diventerebbe più denso e avrebbe una stesura più difficoltosa. Ovviamente questo col tempo, quando l'alcol tenderà a ridursi sensibilmente.
I contenitori che abbiamo utilizzato per andare a preparare il tutto li possiamo pulire tranquillamente con dell'acqua raggio e quindi puoi utilizzarli per altri fini. Ci siamo realizzati le concentrazioni di gomma lacca e andremo ad utilizzare per le mani successive, dopo aver fatto un fondo con quella a 20%, una percentuale del 10, del 7,5 e del 5%. Per applicare queste concentrazioni dal 10 in giù andremo ad utilizzare un tampone. Per concentrazione al di sotto del 5%, quindi da 2,5% per fare un esempio, si utilizzano particolari tecniche miste con degli oli che è più tipico del restauro e quindi ne eviterò di parlarne. Per quanto riguarda quindi la realizzazione del tampone che ci servirà ad applicare gli strati successivi di gomma lacca, esistono diverse tecniche di realizzazione. Sono tutte valide e quella che è più importante è quella che vi permette di darvi più sensibilità quando l'andate ad utilizzare, quindi è soggettiva. Io vi mostrerò quella che preferisco, quella che utilizzo e vi mostrerò anche come andarla sia a preparare ma anche a conservare e come andarla a ricaricare per applicare la gomma lacca. La soluzione che ho scelto io e che utilizza dei panni di cotone e di lana che sono stati indossati e lavati più volte, quindi che sono infeltriti e evitano di perdere la classica pelura del maglione nuovo o comunque del panno nuovo. Molto importante perché nel caso in cui il tessuto ceda comunque delle impurità, dei piccoli filamenti, con la gomma lacca ve la ritrovereste attaccata sul legno. Quindi andremo ad utilizzare uno o due strati di cotone sulla parte esterna, uno strato di lana, comunque di maglia di lana nella parte intermedia e al centro del cotone idrofilo. La chiusura del tampone è abbastanza semplice, in pratica viene concentrato il cotone al centro in questo modo, quindi si richiude la lana e alla fine si va a richiudere quello che è il cotone, andando ad attorcigliare la parte posteriore. In questo modo. In pratica, con le due dita posteriori, con le due dita di dietro, andrete a tenere il tampone ben fermo. Mentre il pollice e il medio andranno a stringere quella che è il tampone e a seconda della pressione che andrete ad effettuare, permetterete di fare uscire la gomma lacca controllandone la quantità. L'indice, ovviamente col resto della mano, servirà a effettuare la pressione. In questo modo potete gestire meglio quella che è anche la distribuzione del materiale e rendervi conto, ecco perché è importante che il mix di tessuti vi permetta di avere sensibilità, quindi è soggettiva l'utilizzo del tipo di tampone. Quindi vi permetterà in questo modo di andare ad addossare la giusta quantità di materiale che andate ad applicare. Perché si vanno ad utilizzare concentrazioni diverse di gomma lacca? Per un semplice motivo: le concentrazioni più basse di gomma lacca hanno di pro una concentrazione più alta di alcol. L'alcol, passando nelle fasi successive, quindi se noi consideriamo ad esempio una concentrazione al 5% rispetto a una concentrazione al 10%, nei passaggi successivi andrà a sciogliere quelli che sono gli strati sottostanti, applicando del nuovo materiale di gomma lacca, rendendo la superficie quindi più uniforme, quasi come se l'andassimo a livellare. Un po' quello che succede con le resine artificiali quando noi andiamo a versare la resina e quella si autolivella da sola. In questo caso l'azione è anche meccanica perché si effettua una pressione che va a distribuire il prodotto sulla superficie. Abbiamo realizzato quindi il nostro tampone e, così come la gomma lacca, questo può essere utilizzato diverse volte. La conservazione del tampone, che va mantenuta umida perché nel caso diventi secco non può essere utilizzato, va effettuata utilizzando un piccolo espediente. Se noi prendiamo dei barattoli in grado di contenere il tampone per intero, magari di questi qua con la parte di sotto leggermente rialzata, e vi andiamo a depositare un piccolo tappo di sopra in modo da dargli distanza dal tampone rispetto alla base, possiamo andare a mettere qualche goccia di alcol tutto intorno al tappo interno.
In questo modo, quando io andrò a mettere il tampone e quindi a richiudere il tappo, l'alcol che è presente all'interno eviterà che il tampone si asciughi troppo. E facendo in questo modo ci garantirà che il tampone si mantenga umido e in parte imbevuto della stessa gomma lacca anche per diversi mesi. Questo ci permetterà di andarlo a riutilizzare tranquillamente. Magari periodicamente si può andare a controllare che l'alcol all'interno non sia completamente evaporato. Il vantaggio di riutilizzare il tampone ovviamente non è solo nel evitare di consumare tessuti, che sarebbe la cosa minima, ma perché nella prima fase di caricamento del tampone buona parte del materiale si deve distribuire tra i vari strati e quindi in un certo senso va sprecato, comunque la fase iniziale di passaggio non è ottimale. Invece avere un tampone ben imbevuto e umido già pronto ci permetterà di andare a risparmiare molto tempo nelle fasi successive di lavoro. Vi consiglio di utilizzare dei guanti perché ovviamente nei passaggi successivi, quando la concentrazione di gomma lacca si sarà ben distribuita tra i vari strati, potete fare quel che volete, ma le dita sicuramente ve le sporcate. È un prodotto che comunque va via con l'alcol, ma sarebbe il caso comunque di evitare di tenerlo a contatto con la pelle. Passiamo adesso ad applicare i diversi strati con le diverse tecniche. Partiamo dalla gomma lacca al 20% e con un pennello con setole naturali andremo ad applicare il materiale seguendo il verso delle venature. La concentrazione al 20% fungerà anche da otturapori. Aspetteremo che questo primo strato asciughi per passare agli strati successivi invece col tampone. Iniziamo il secondo passaggio e a questo punto riduciamo la percentuale al 10% e quindi via via con le percentuali inferiori, quindi 7,5% e 5% per passaggi successivi. Possiamo fare uno o due passaggi per ogni percentuale fino a ottenere l'effetto voluto. Quindi panno di lana ovatto al centro e andremo a versare una quantità di prodotto a questo punto, panno di cotone pronto, portata di mano, andiamo a chiudere il primo, andiamo a concentrare questo nel secondo e andiamo a chiudere il secondo. Andiamo a stringere. In questo modo, ecco qua, teniamo con le dita posteriori della mano il panno e il tampone sarà quasi pronto nella zona anteriore. Facendo pressione con le dita andrà ad uscire più o meno prodotto. A questo punto il primo passaggio è effettuato sempre lungo vena, i passaggi successivi a formare degli 8 per andare a distribuire e uniformare quello che è lo strato. Doseremo la quantità facendo pressione
In questa prima fase il tampone tenderà ad essere facilmente scarico perché non è ben bevuto. Conservare il tampone nelle fasi successive e tenerlo umido ovviamente ci semplificherà questa fase di lavoro, quindi è probabile che all'inizio sia un po' più ruvido. Magari aggiungendoci dell'olio, una goccia di olio di vasellina sul tampone, renderemo la superficie più scorrevole e l'applicazione più agevole. Conviene realizzare un telaio che permetta di tenere il pannello onde evitare di appoggiarvi la mano sopra. In questo caso non l'ho fatto perché volevo solo mostrarvi come andarlo ad applicare. Continuerò in questo modo per tutte le varie fasi successive. Quando avrò bisogno di andarlo a ricaricare, semplicemente sposterò la parte di cotone, questo si può volendo andare a sostituire, ma non è questo adesso il momento. E ripeto l'operazione. Man mano che andremo ad applicare una quantità di prodotto, vedrete che il tampone più umido sarà più scorrevole, ovviamente. E anche il prodotto si distribuirà meglio. Infatti già in questo secondo passaggio si distribuisce nettamente in modo migliore. Continuerò in questo modo per le fasi successive, quindi andando a ridurre quella che è la percentuale di gomma lacca. Quello che vedete è il lavoro finito. Siamo passati da questa condizione a questa. Il lucido deve essere uniforme e ben distribuito, non devono esserci presenti zone satinate e quindi il numero di strati, di passaggi di gomma lacca che dovete andare ad applicare dipende dal legno che andate a scegliere. Un legno più poroso richiederà più passaggi rispetto a un legno meno poroso, un legno tipo il ciliegio, che invece ha dei pori più chiusi e quindi permette una lavorazione più veloce da questo punto di vista. Sintesi, nel caso in cui il legno sia particolarmente poroso, è ideale andare ad applicare più passaggi con una concentrazione più alta, dal 20-10%, in questo modo da accelerare quello che è il processo di chiusura dei pori, mentre la lucidatura sarà data dalle concentrazioni più basse, il numero di passaggi dipenderà dall'effetto finale desiderato. Fasi di restauro si preferisce andare a sostituire lo strato esterno di cotone. In questo caso io ho utilizzato un unico tampone e comunque l'effetto è soddisfacente. Con questo il video si conclude, spero che tutte le informazioni che vi ho dato sulla gomma lacca possano esservi utili. Grazie dell'attenzione e al prossimo video. A presto!